in questa edizione del D News. Domani funerali del piccolo Loris, ai quali non parteciperà la madre che scrive al marito: come puoi pensare che sia stata io? La Guardia di Finanza scopre imprese edile con 22 lavoratori in nero. L'Associazione Nazionale Magistrati della Sicilia chiede di limitare l'ingresso proprio dei magistrati in politica. Nuova manifestazione dei lavoratori del gruppo Palma. Inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, presentato un progetto pilota del comune di Catania. Gemellaggio artistico per sostenere la diffusione culturale delle eccellenze siciliane. Perché tu vali più dei nostri investimenti. Perché non crediamo alle favole, ma ai tuoi sogni. Perché in maniera distinta non ci dimentichiamo di te. Perché ti portiamo dove tu vuoi andare. Perché tu vali tutto il nostro tempo. Banca Base, le tue idee, i nostri obiettivi. Mamma e papà, due parole semplici e piene d'amore. Perché è dall'amore che arrivi tu. Sei il dono visibile, ci regali felicità. Sei il presente e il futuro. Mondo Ragazzi pensa a tutte le future mamme e le premia regalando 100 euro in buoni acquisto. Abbigliamento e calzature per bambini con i marchi più prestigiosi. Corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanza dei giochi. Mondo Ragazzi si trova a Catania, in via Pola 19. Mondo Ragazzi, amici d'infanzia. Guardare oltre, alla ricerca della precisione assoluta. Dal 1975 da Crazy Time, perfezione, passione, tecnologia, energia inesauribile. Rivenditore ufficiale di orologi radiocontrollati, navigatori GPS e bussole. Da Crazy Time, cinturine e batterie delle migliori marche. Assistenza, riparazione e manutenzione durante e fuori garanzia. Orologi moda e gioielli in acciaio. Puoi acquistare il tuo orologio anche online. Scopri le offerte, vai sul sito crazytime.it e sulla pagina Facebook. Ogni giorno qualcosa di nuovo dà valore al tuo tempo. Crazy Time, dal 1975 a Catania, in corso delle province 35. La Sicilia muore, ma si può ancora salvare. È indispensabile imboccare subito la strada della crescita. Perché accada, la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni affinché diventino efficienti. Perciò serve l'informazione investigativa, propositiva ed efficace. Scoprila su qds.it. Campagna Etica 2014. Abbonati al Quotidiano di Sicilia. Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di Risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione. Saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa San Giovanni Battista di Santa Croce Camerina i funerali del piccolo Loris, il bambino di 8 anni, della cui morte per strangolamento è accusata la madre Veronica Panarello. È probabile che per problemi di ordine pubblico il feretro venga condotto direttamente in chiesa per le esequie. Ai funerali non parteciperà la madre Veronica, nonostante da più tempo lei chieda di poter dare l'ultimo saluto al proprio figlio, professando al contempo la sua innocenza. Per discutere dei funerali si è riunito nel Palazzo di Governo di Ragusa il Comitato di Ordine e Pubblica Sicurezza, presieduto dal prefetto Annunziato Vardè. Deciderà con le forze dell'ordine se recintare o meno la piazza per tenere a distanza la stampa dopo la richiesta da parte di Davide Stivale, il padre di Loris, di non avere i riflettori puntati durante i funerali del figlio. Intanto la madre del carcere scrive un'accorata lettera al marito: «Caro Davide, sono amareggiata profondamente al comportamento che hai avuto nei miei confronti. Come puoi credere che io abbia potuto uccidere nostro figlio?» Veronica Panarello dunque chiede comprensione nel giorno del compleanno al loro figlio più piccolo. «Tu sai che mamma sono stata io e quale affetto abbia avuto per i nostri bambini», prosegue la lettera. «È un'atroce sofferenza la morte di Loris, così come atroce sofferenza è la mia carcerazione. Mi sento sola e abbandonata da tutti. Oggi è il compleanno del nostro figlio più piccolo e anche a lui va il mio pensiero. Sono innocente, assolutamente innocente. Ti prego di credermi. Io so che tu nel tuo cuore mi consideri innocente». Intanto la polizia continua con altri sopralluoghi e rilievi a Santa Croce Camerina, nella casa dove abitava Loris e nel negozio Vanity Fair, dove è installata la telecamera di sorveglianza che riprende anche il garage, la strada e il portone d'ingresso del palazzo dove abitano gli Stivalle. Gli investigatori hanno segnato a terra 11 punti ed eseguito delle misurazioni di porte, balconi, auto e ingressi. L'ipotesi è che su disposizione della procura di Ragusa si stiano effettuando controlli comparativi per stabilire l'altezza delle persone riprese alle telecamere e le loro proporzioni.
aggirata la tragedia oggi pomeriggio a Catania, intorno alle 17 un camion che scendeva dalla circonvolazione in direzione Piazza Mancini Battaglia ha perso il controllo finendo proprio dentro un'abitazione, così come mostrano le immagini in esclusiva girate dal nostro operatore. Il conducente, ancora sotto shock, ha infatti raccontato che per deviare un ostacolo, forse un motorino, ha sterzato e, complice l'asfalto bagnato, il camion è finito dritto dritto dentro un palazzetto. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, che sono riusciti a tirare indietro il camion. Per fortuna solo tanta paura, il conducente è rimasto illeso e nessun ferito. Quella zona infatti è sempre molto trafficata e piena di gente che sosta davanti il bar e le varie botteghe che sono presenti. Traffico in tilt per qualche ora e automobilisti in coda. Notevole è stato lo sforzo dei vigili urbani che hanno dovuto dirigere il traffico deviando le macchine nelle altre arterie. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno concluso un intervento volto al contrasto del lavoro nero nei confronti di una ditta edile di Giarre, scoprendo ben 22 lavoratori completamente in nero. La società operante nella zona ionica era stato oggetto di un attento monitoraggio da parte dei militari della compagnia di riposto, in quanto dalle attività di controllo economico del territorio era emersa una forte incongruenza tra la fervente attività d'impresa e gli esigui redditi dichiarati al fisco. Gli ulteriori approfondimenti condotti sulla complessiva posizione fiscale e contributiva della ditta hanno poi consentito di riscontrare la quasi totale assenza di personale ufficialmente dipendente, evidenza risultata particolarmente sospetta in un settore economico connotato dalle indubbie esigenze di manodopera. Così nei giorni scorsi le Fiamme Gialle Etnee hanno effettuato un accesso presso la sede della società, dove hanno sorpreso decine di addetti intenti alla preparazione delle attrezzature e a ricevere le istruzioni prima di avviarsi alla volta dei diversi cantieri aperti. Sono state condotte nei loro confronti le cosiddette interviste per rilevare le singole posizioni lavorative da incrociare successivamente con i documenti dell'azienda previsti per la corretta instaurazione dei rapporti di lavoro. Dalla complessiva analisi della documentazione sono emerse ben 22 posizioni completamente in nero, cioè soggetti nei cui confronti non è stata stipulata alcuna forma di contratto e a cui non sono stati versati i contributi previdenziali e assistenziali. Il titolare della società è stato segnalato alla Direzione Provinciale del Lavoro, all'INAIL e all'INPS per l'applicazione delle relative sanzioni. Sono ancora in corso gli accertamenti sulla situazione fiscale delle società che, tenuto conto dello spregiudicato ricorso alla manodopera in nero, presenta evidenti indici di evasione. Nel corso della notte scorsa, il personale della polizia ha arrestato il cittadino somalo Hassan Mohamed Ahmed, classe 1989, per tentata rapina. In particolare, intorno alla mezzanotte, una volante che stava transitando per via Etnea, giunta nei pressi di piazza Stesicoro, ha notato un giovane straniero che fuggiva appiedato ed una donna che lo inseguiva gridando aiuto. Gli agenti hanno immediatamente bloccato il giovane fuggiasco. La donna ha riferito alla polizia che, mentre stava camminando per piazza Spirito Santo, l'uomo aveva tentato di scipparle la bossa trascinandola a terra e facendole sbattere violentemente la mano e il ginocchio, non riuscendo tuttavia nel suo intento, grazie all'intervento di alcuni passanti che, accorsi in suo aiuto, avevano messo in fuga il malvivente. Il malfattore è stato arrestato e, su disposizione della competente autorità giudiziaria, ristretto in camera di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima. Diffido formalmente il governo a depositare gli atti di bilancio, abbiamo superato il tempo massimo. La diffida del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Giovanni Erdizzone al governatore siciliano Rosario Crocetta arriva alle 6 di ieri pomeriggio dopo l'ennesimo nulla di fatto in aula. L'esercizio provvisorio arriverà in aula non prima del prossimo 30 dicembre. In 60 anni di autonomia è la prima volta che a fine dicembre non ci sia neanche una bozza di bilancio depositata negli uffici dell'Assemblea regionale siciliana, dice Erdizzone. Credo che la situazione, seppure nella sua complessità, sia unica, nel senso che non si può mettere in difficoltà l'Ars e la Sicilia, in particolare non avendo idea, perché di questo si tratta, di quello che deve essere il percorso finanziario e l'opera di risanamento che deve fare la regione siciliana, perché ancora siamo alle dichiarazioni alla stampa, dobbiamo parlare con i dati di fatto e con i numeri. Sono fortemente preoccupato, ha aggiunto Erdizzone, di questa situazione. Mi auguro che al più presto il governo mandi gli atti del bilancio agli uffici di Palazzo dei Normanni, ma gli auspici non bastano. Alla domanda sull'esercizio provvisorio, Erdizzone sbotta: l'esercizio provvisorio è un dato di fatto, ma non ci può essere esercizio provvisorio se non vengono depositati gli atti di bilancio.
Poi Ardizzone non nasconde la sua amarezza per il cambio del ragioniere generale. È stato nominato alla giunta Crocetta Salvatore San Martano, che sostituisce Giovanni Bologna, che a sua volta ha preso il posto di Mariano Pisciotta. Certo, non è confortante cambiare il terzo ragioniere generale nel giro di pochi giorni, i nuovi direttori generali, obiettivamente, quando siamo in fase avanzata sulla questione finanziaria. Il Movimento 5 Stelle risponde all'appello di Anci Sicilia e Lega Ambiente e scende in piazza contro le trivellazioni. I pentastellati infatti parteciperanno venerdì prossimo insieme agli ambientalisti e ai sindaci Notriv al sit-in in programma alle 15.30 davanti a Palazzo Orleans, sede della Presidenza della Regione Siciliana a Palermo. Ad annunciarlo durante una conferenza stampa convocata all'Arso è stato il Presidente della Commissione Ambiente dell'Assemblea Regionale Siciliana Giampiero Trizzino. Il tema resta attuale, spiega il pentastellato. La conferenza dei capigruppo di ieri ha calendarizzato per il prossimo 7 gennaio il disegno di legge voto per portare all'attenzione del Parlamento nazionale l'abrogazione dell'articolo 38 dello Sblocca Italia, che si pone in contrasto con le direttive comunitarie che costringe i comuni ad assistere passivamente a scelte vincolanti ed altamente dannose. La battaglia contro le trivelle vede impegnati in prima linea da tempo i parlamentari del Movimento 5 Stelle, che hanno presentato due mozioni già approvate dall'Aula che impegnano il Governo ad impugnare davanti la Corte Costituzionale lo Sblocca Italia e la proposta di un referendum abrogativo. Mi auguro che a Sala d'Ercole ci sia un fronte compatto su questa battaglia e che il disegno di legge voto passi rapidamente, ha aggiunto Trizzino. Con gli accordi con Asso Mineraria, Crocetta regala la Sicilia ai petrolieri con la promessa di salvare i posti di lavoro, ha spiegato Valentina Palmeri, aggirando persino le direttive comunitarie. Sembra di avere davanti il sindaco dei petrolieri, la nostra è una battaglia verso un modello energetico diverso e per ribadire la sovranità dei cittadini. Crocetta si fa beffa non solo le decisioni dell'Assemblea regionale siciliana, ma anche della ricerca, ha concluso Angela Foti, e questo è inaccettabile. Le piattaforme nel Mediterraneo ci espongono persino a rischi terroristici, sono delle vere e proprie bombe. Le giunte distrettuali dell'Associazione Nazionale Magistrati di Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta dicono no ai magistrati in politica e chiedono un intervento legislativo, già più volte veramente sollecitato, che disciplini le modalità di accesso dei magistrati alle funzioni di politica attiva ed introduca forti ed ulteriori limitazioni, quantomeno di tipo territoriale e funzionale, nell'elettorato passivo dell'accesso diretto alle cariche amministrative di governo, nonché del ritorno del magistrato all'esercizio delle funzioni giudiziarie, non escluso in taluni casi il divieto. L'Associazione dei Magistrati intende avviare un confronto ed una seria riflessione sul tema della partecipazione dei magistrati alla politica attiva. Una dura presa di posizione arrivata dopo la recente nomina del PM palermitano Vania Contraffatto all'assessore regionale all'energia della giunta siciliana di Rosario Crocetta. In una nota la NM rileva che, pur a fronte dei recenti interventi sullo status dei magistrati e delle annunciate ma non ancora realizzate riforme globali della giustizia, permane una preoccupante disattenzione del legislatore sul tema predetto, che ha assunto rinnovata attualità e che ha rilevanza fondamentale per il prestigio della politica e della giustizia. Il diritto individuale del magistrato di accedere alle cariche politiche non può ritenersi assoluto, ma deve essere coordinato con i principi costituzionali dell'autonomia e dell'indipendenza, che meritano tutela prioritaria e che impongono di evitare anche la mera possibilità di offuscamento dell'imparzialità del magistrato, dicono ancora gli esponenti della NM. Che aggiungono, va manifestato quindi pieno apprezzamento per la recente iniziativa del CSM, che ha deliberato l'apertura di una pratica sulla questione, e va espresso l'auspicio di una sua rapida definizione con l'approvazione di una stringente normativa secondaria in materia. Nell'attesa va ribadito e rinnovato con forza l'invito ai magistrati di attenersi alla regola del codice etico, secondo cui nel territorio dove esercita la funzione giudiziaria il magistrato evita di accettare candidature e di assumere incarichi politico-amministrativi negli enti locali, concludono i magistrati. Nuova protesta degli ormai ex lavoratori purtroppo del gruppo Palma, una serie di proteste che in queste settimane state facendo per sottolineare come Poste Italiane ha deciso di licenziarvi nonostante effettivamente abbia bisogno di voi per consegnare la posta, ma se ne è infischiata di quelle che sono le esigenze dei lavoratori. Da qui appunto la protesta di questa mattina con delle accuse anche forti. Poste Italiane licenzia per fare spazio ai figli dei sindacati. Sì, c'è un'inchiesta in corso sul fatto che Poste Italiane abbia licenziato di fatto tutti i lavoratori delle agenzie di recapito, e c'è un'inchiesta che parla proprio di parentopoli dove sono stati assunti figli di sindacalisti. Ovviamente noi siamo rimasti senza lavoro dal 6 di ottobre perché per via di un'internalizzazione anche con la complicità dei sindacati. L'internalizzazione comprendeva
praticamente il ritiro delle raccomandate che dal 2000 fino al 2014 abbiamo svolto noi attraverso le agenzie di recapito. È chiaro che noi non vogliamo abbassare, non vogliamo far abbassare il riflettore a questa vertenza, perché è un'ingiustizia per noi. Il lavoro c'è, lo si può vedere nei vari CPD, le raccomandate sono nei vari CPD, il lavoro è rallentato, la gente si lamenta di disservizi e noi ovviamente siamo fuori. Ripeto a dire, è un servizio che noi abbiamo svolto fino dal 2000. Ovviamente su questa vicenda noi lamentiamo l'assenza, anzi oserei dire l'indifferenza da parte delle istituzioni e di tutte le forze politiche. Non siamo stati più, siamo stati abbandonati sia per quanto riguarda l'amministrazione comunale, che si era impegnata a trovare un tavolo, una trattativa per risolvere questa grande ingiustizia, e sia da tutte le forze politiche che, come può ben vedere in tutte le nostre manifestazioni, sono assenti. L'unica cosa che ovviamente cresce è la disperazione dei lavoratori. Infatti manifestiamo anche perché il nostro gruppo rimanga unito e perché possiamo così calmare gli animi, perché le ripeto a dire, la disperazione ogni giorno che passa sale, capisce benissimo che vivere una famiglia con 700 euro al mese diventa veramente difficile. Ci auguriamo che questa situazione venga al più presto sottoposta agli occhi sia delle istituzioni e delle forze politiche, perché solo loro possono risolvere questa grande ingiustizia. Catania è il primo comune siciliano ad avviare un non progetto pilota per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, progetto elaborato proprio dal comune Tenneo. A presentare questa iniziativa sono stati questa mattina l'assessore uscente al welfare Fiorentino Troiano, ideatore del progetto, e il neoassessore Angelo Villari. L'amministrazione, come è stato annunciato, a breve pubblicherà l'elenco speciale delle cooperative di tipo B, determinando le quote destinate dal comune per gli appalti e istituendo il SIL, il servizio integrazione lavorativa, che permetterà una cooperazione con ASP, Direzione Territoriale per l'Impiego, INAIL, Università CINAP. L'unico comune della Sicilia, il comune di Catania, che sta sperimentando questa possibilità di applicare la legge. La legge che prevede attraverso dal 91 l'inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati e per i portatori di handicap, comunque con i cittadini con disabilità. Noi stiamo cercando di fare questo progetto creando un rapporto forte con tutte le altre strutture pubbliche, in particolare della sanità, e con le strutture che sono preposte al controllo, l'ispettorato del lavoro e quant'altro, perché pensiamo che la necessità di applicare la legge, cioè quello che prevede che i soggetti con disabilità o i soggetti svantaggiati abbiano una precedenza o comunque abbiano delle percentuali d'obbligo per le imprese pubbliche e private, una forma di rispetto di questi cittadini ma anche e quindi della loro dignità, ma poi rispetto della legge. Una legge che è stata negata e noi vogliamo affermare. Lei ha detto giustamente nei settori pubblici e privati, sono cooperative anche che lavorano da questo punto di vista, ci sono molti imprenditori privati, come verranno collocati? Certo, allora il punto è questo, prima questione, si sta stabilendo che dal finanziamento per l'affidamento dei servizi all'esterno, per il comune e per gli altri soggetti, l'1% venga riservato alle cooperative di tipo B, cioè alle categorie che utilizzano questi soggetti. Ecco, questo è un primo elemento, sono risorse che saranno utilizzate esclusivamente in questa direzione. Questo vuol dire che noi chiederemo anche alle cooperative, ma anche alle strutture private, di applicare questa legge, che potrà alleviare la sofferenza di tantissimi, diciamo, di soggetti, di svantaggiati o di soggetti, di cittadini con disabilità, a poter finalmente avere il rispetto del loro diritto, ma cominciare a inserirsi nel mondo del lavoro. Lo stiamo facendo, ripeto, con questa sinergia, chiameremo le aziende private a rispettare questo, intanto lo facciamo noi come soggetto pubblico e lo facciamo con un rapporto strettissimo con l'assessorato regionale alla famiglia, il quale è già previsto di stanziare 400.000 euro per sostenere questo progetto pilota. Sostenere la diffusione culturale e le eccellenze siciliane, per questo nasce una collaborazione fra l'Accademia delle Belle Arti di Catania e la Compagnia Teatrale per una serie di spettacoli che si terranno al Teatro ABC. Ci sarà appunto una collaborazione attiva con tanti ragazzi che solitamente non hanno possibilità di esprimersi, grazie a questa collaborazione potranno farlo. Sì, questa stagione che appunto si svolgerà all'ABC, formata da 4 spettacoli
teatral musicali. Vede quest'anno appunto la collaborazione con i ragazzi dell'Accademia, diretti appunto da Liliana Nigro, Veronica Maugeri sarà una delle collaboratrici. È una bellissima occasione appunto di crescita reciproca, sia per noi avere a che fare con dei giovani che si affacciano all'ambito culturale e teatrale in particolare, con la scenografia, i costumi eccetera, e quindi è crescita per loro e crescita per noi che ci approcciamo a dei giovani, e spesso invece in una, come dire, in un ambito in cui ormai alcune professionalità sono un po' troppo cristallizzate, avere a che fare con appunto idee nuove, gente fresca dell'ambiente è una bella occasione anche per noi.